psicologici gratuiti per operatori a contatto con i giovani e studenti fuori sede. Arriva l'ok dalla regione. Il PD ribadisce il candidato unico, ma l'assessore Conte scalda i motori. È di nuovo caos sugli sport da contatto. La cultura arriva alla Certosa. Spettacoli dal 24 ottobre al 2 novembre. Buongiorno dal GR di Incronaca. In studio Medea Calzana. Apriamo con le nuove risorse messe in campo dalla regione per contenere la pandemia da coronavirus. Lunedì è stato il primo giorno di test gratuiti in farmacia per studenti e familiari. Ieri la giunta ha ampliato la possibilità anche ad altre categorie. Le novità nel servizio di Chiara Marchetti. Estesa la possibilità di fare il test sierologico anche ai istruttori sportivi e persone che lavorano con i giovani. Questa è la decisione della Commissione regionale alle politiche per la salute e politiche sociali, che ha approvato inoltre l'emendamento di Forza Italia per ampliare i controlli agli studenti universitari fuori sede e a quelli stranieri, anche in Erasmus. L'ultimo emendamento aveva escluso anche i nonni, che potranno riunirsi alle proprie famiglie per recarsi in farmacia. È cominciata infatti lunedì la campagna promossa dalla Regione Federfarma per l'esecuzione gratuita dei test sierologici per studenti di tutte le età e i loro familiari. A Bologna e provincia sono circa 140 le farmacie aderenti, a cui vanno aggiunte quelle comunali, per un totale di quasi 200, stando ai dati di Federfarma. C'è piena partecipazione, quindi direi molto bene. Noi abbiamo già riempito, tenendo questi ritmi qui anche un po' più veloci, le prossime 2-3 settimane sono tutte piene. Ad affermarlo Elisa Tassi, titolare della farmacia del porto di Via Marconi. Per studenti universitari e famiglie con bambini piccoli, le farmacie hanno organizzato fasce orarie precise in cui fare i test, per non creare disagio a chi ha bisogno di altri servizi. Il test dura pochi secondi e il responso viene comunicato all'utente via telefonica o caricato direttamente sul fascicolo sanitario elettronico. Chiunque risulterà positivo al test verrà contattato nelle ore successive dall'ASL per fare il tampone di verifica. Passiamo alla politica. Continuano le discussioni nel Partito Democratico per il nome del candidato sindaco. Base e circoli spingono per il candidato unico, ma l'assessore al bilancio Conte ammonisce. La politica ragioni sul lungo periodo. Ce ne parla Simone Viani. Dal Parlamento a Roma fino ai circoli bolognesi, il PD conferma la volontà di cercare un candidato unico per le comunali del prossimo anno. Niente primarie quindi, troppo pericolose in periodo Covid, mentre Raffaele Persiano ribadisce non ci saranno consultazioni online. Il candidato unico dovrà parlare al centro e alla sinistra, spiega il DM Davide Di Noi, mentre il senatore Daniele Manca parla di comunali come test per confermare le regionali in Puglia, Toscana e Campania. Manca ha anche aperto ad una possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Dove possibile si può pensare di costruire convergenze con i grillini, purché sentite nel territorio e sulla base di un progetto comune. È però di ieri la notizia della possibile candidatura in ambito di centrosinistra dell'assessore al bilancio Davide Conte, notizia subito smentita dall'interessato, che ha spiegato di voler solamente sollevare il tema dell'importanza dei civici sotto le due torri e del ruolo della politica che deve saper guardare avanti nel tempo e non solo alle scadenze elettorali. Economia. I rigidi orari imposti dal nuovo DPCM per i pubblici esercizi rischiano di danneggiare ulteriormente un settore già colpito dalla pandemia. Intervistato da Incronaca, l'ex grillino Giovanni Favia afferma: è un provvedimento sbagliato e controproducente. Ce ne parla Chiara Caravelli. Le decisioni di Roma sulla chiusura anticipata dei pubblici esercizi hanno scatenato forti reazioni da parte degli esercenti. Secondo l'ex grillino Giovanni Favia, oggi gestore di un locale in Via delle Moline, i dati scientifici forniti dall'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che solo il 4% dei contagi avviene in ambito ricreativo. In un video postato sulla sua pagina Facebook, Fabio ha dato voce ad alcuni osti del centro storico. Molti rischiano di chiudere, c'è molta rabbia e sconforto, ma anche voglia di mobilitarsi. In questo senso, continua Fabia, ci attiveremo per cercare di fare informazione corretta prima di tutto e poi faremo ricorso. Stiamo coinvolgendo dei legali per seguire la strada che è stata intrapresa anche a Berlino. In linea con il pensiero dell'ex consigliere comunale, anche Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, che spiega: la sensazione, almeno nel nostro campo, è che queste chiusure striscianti messe in atto dal governo incidano poco, ma anzi possono essere controproducenti. Normative che, a suo avviso, colpiscono un settore molto attivo nel controllo e nella prevenzione del virus. Opinione condivisa anche da Fipe Commercio Bologna, secondo cui non c'è ragione di penalizzare quei ristoratori che da mesi stanno rispettando tutte le regole imposte dai protocolli. Passiamo allo sport. Dopo l'emanazione del nuovo DPCM cresce la confusione. Allenamenti sì, partite no, Bianchini, Fortitudo. DPCM vago sulla pallacanestro. Il servizio è di Giulia Napolitano.
Dopo lo stop alla pratica di sport amatoriali di contatto, con il nuovo DPCM vietate anche le competizioni dilettantistiche provinciali. Per partite e gare dilettantistiche a livello regionale e nazionale rimangono invariate le disposizioni già in vigore. Le misure contenute nel nuovo DPCM risultano però tutt'altro che chiare. In attesa delle linee guida, che dovranno essere emanate dalla federazione nelle prossime ore, le società sportive hanno disposto lo svolgimento degli allenamenti in forma individuale. Unico punto chiaro del DPCM, sostiene Andrea Bianchini, dirigente della sezione basket della Fortitudo. Il DPCM è abbastanza vago per quanto riguarda la pallacanestro. L'unico provvedimento chiaro è quello relativo agli allenamenti, che dovranno essere svolti in forma individuale, ciascun ragazzo con il proprio pallone. Afferma ancora Bianchini, che rispetto al settore del mini basket si dice poco convinto della praticabilità di allenamenti individuali, considerata la difficoltà di far osservare le regole. Sulla decisione di sospendere le competizioni Bianchini poi osserva: se tutte le società si comportano in maniera corretta e fanno rispettare le regole, tutte le squadre risultano controllate in quale misura e quindi le competizioni potrebbero svolgersi in assoluta tranquillità e sicurezza. Bianchini fa sapere inoltre che tutti i casi di positività rilevati all'interno dei gruppi provengono da contagi familiari e scolastici. La palestra al momento è uno dei posti più sicuri e controllati, ci tiene a rimarcare. Perdita di circa 39 milioni a bilancio nel 2020 per il Bologna Calcio. Pesano l'impatto della pandemia e stipendi troppo alti a fronte dei risultati ottenuti. Ce ne parla Michele Mastandrea. La sofferenza economica del mondo del calcio di fronte all'esplosione della pandemia si sente anche a Casteldebole. L'assemblea degli azionisti del Bologna Calcio ha infatti registrato una perdita di circa 39 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2020 approvato ieri. Incide la pandemia, ma anche l'anno scorso si era registrato un rosso di 22 milioni. Esistono dunque altre ragioni di carattere strutturale a spiegare la crisi. Sono infatti in netto calo i ricavi totali, pari a 55 milioni di euro, sui quali pesa molto l'alto costo del lavoro, che incide per circa 48 milioni. Per Matteo Spaziante, giornalista del portale Calcio e Finanza, gli stipendi partecipano al disequilibrio economico in maniera forte, soprattutto se visti di fronte a risultati sportivi non certo adeguati a tale spesa. Il Bologna non è infatti mai andato oltre il decimo posto negli ultimi 3 anni e quest'anno ha subito 3 sconfitte nelle prime 4 gare. Per Spaziante, neanche risolvere l'annosa questione stadio sarà la panacea di tutti i mali. L'esempio dell'Udinese mostra infatti come avere un proprio impianto non conduca automaticamente a migliori risultati sportivi. La proprietà del club rimane ad ogni modo solida, con molti investimenti importanti effettuati di recente, a partire dall'acquisto di Barrow. Saputo, conclude Spaziante, non ha mai dato segnali di voler diminuire gli investimenti nel club, unica nota positiva di un momento davvero complicato. Passiamo alla cultura. Torna a Certosa di Bologna, calendario estivo 2020. La rassegna, iniziata la scorsa estate, riprende in occasione della festività di Ogni Santi. Scopriamo di più con Bruno Cosentino. Cultura in primo piano alla Certosa. Dal 24 ottobre al 2 novembre si terrà la rassegna Certosa di Bologna, calendario estivo 2020. Si tratta di un ritorno per la manifestazione, iniziata lo scorso 18 giugno e proseguita fino al 16 ottobre. Circa 2.400 persone hanno assistito ai vari eventi serali. È un bilancio soddisfacente in questo periodo caratterizzato dal Covid, ha dichiarato il presidente di istituzione Bologna Musei, Roberto Grandi, alla presentazione della rassegna. Tra gli eventi in programma figura Retrovie Reloaded, spettacolo dedicato al ruolo delle donne nella Prima Guerra Mondiale e del quale l'attrice Tita Ruggeri ha dato un assaggio leggendo un brano. Ciao, mio carissimo. Vuoi sapere le impressioni del momento a Bologna? Ti dirò che vi è sempre un grandissimo entusiasmo. Dicono che una guerra diretta così bene non è più un piacere. Ai Dardanelli andremo certo e speriamo sia il colpo di grazia. In molti entra la persuasione che per l'inverno la guerra sia finita. Credo anch'io. Ti abbraccio teneramente, Barberina. L'evento si terrà domenica 25 nel chiostro della Certosa dedicato ai caduti della Grande Guerra. Si conclude qui questa edizione. Un saluto dal GR in cronaca.